Bella a tutti ragazzi e ragazzi, e bentornati su Sono sempre il vostro amico Grande Mark. E oggi, questo non è, tecnicamente non era programmato, è capitato così, ho detto, ma sì, facciamolo in ogni caso. Oggi è uscito il video di Naruto, che okay? Mi sono ancora dimenticato di linkare il link di Ken, ma va bene, lo farò adesso. E vabbè, se lo trovate lo stesso sul mio canale, però lo faccio. Ragazzi, detto ciò, questo qua appunto è un video diverso, andrà nella playlist dei video diversi, vi lascio il link della playlist sotto in descrizione, oltre al mio profilo Instagram, seguitemi perché in questo periodo che inizia la scuola caricherò molte foto molto belle, cioè col telefono nuovo vengono delle foto con 45 megapixel, 48 megapixel, che fai come se fosse una fotocamera. Oggi ragazzi abbiamo come membro di questo canale, oltre a Matteo, e avete visto Mash e Fabio, i miei compagni di classe, ma tanti non vi tempo fa. L'avete anche già vista mia sorella, ma l'avevo pixelata nell'intervista, che vi lascio il link sotto in descrizione, l'intervista tra me e Matte. L'avevo pixelata perché non volevo ancora che venisse. Stavolta sarà un primo video dove la farò entrare. E qua a fianco a me mi sta guardando mentre io sto parlando. Adesso, no. Dopo. Adesso chiuderò la parte, vi dirò cosa andiamo a fare e entrerà anche lei e faremo il video. Il video principalmente è assaggiamo cose cinesi. L'avrete letto dal titolo, senza che ve l'ho detto adesso, però vabbè. Andiamo ad assaggiare cose cinesi. Cinesi, giusto? Sì, Giapponesi. cinesi. Cinesi? Sì. Comunque l'abbiamo messa nel sacco dell'IKEA, perché comunque vabbè, cibo. Sono più che cibi snack. Però già vedo fagiolini, cose così. Ok. Edamame. No, non sono edamame, sono Non piselli. No, sono piselli. Filo. No, no, lo no, so non cosa sono. quelli che abbiamo noi maschi, eh. Le palline verdi. Che ormai la vita è a doppio senso. Poi abbiamo anche una prugna. Ma Ma non è adesso una l'hanno. prugna. Quello che capro è. Io la vedo prugna, quello che è. Le andremo a vedere. Sì, sono pochi, ma buoni, spero. Le Formiche andremo a d'acqua. vedere. Andiamo a vedere come sono fatti e tutto. Ho anche un coltello nel caso serva da tagliare qualcosa. Due tovaglioli nel caso facciano schifo o sono liquidi o si sono spappellati qualunque cosa. E un piatto dove andare da di Cars, rigorosamente di Cars, bello. Dove andare a mettere le cose e l'acqua nel caso o fa schifo per cambiare il sapore. Sì, questa qua è il coso di Starbucks di mia sorella e questo qua è il mio perché è più figo col cactus. Nel caso faccia schifo cosa. Quindi ragazzi, devo dire che questa parte è durata anche troppo, quindi io andrei direttamente al video. Quindi adesso vedrete anche quella rompicoglioni di mia sorella, quindi vi lascio con la perché non è registrato prima, è registrato prima di fare il video. Quindi vi lascio direttamente alla parte. Eccoci qua, purtroppo, sì, come tutti quelli youtuber che hanno un fratello, alla fine, una sorella o fratello, alla fine lo fai entrare in un tuo video. Volevo farlo entrare con la fotocamera, col computer, ma il computer ce l'ho Mi forse arriva verso, su. arriva a me. A A me. te arriva, ma a te quello è tanto, non è il tuo, È ma è. quello portato. Papà ha detto che è mio. No, quello che prendiamo Ah. ha detto che è per la famiglia, Ok. ma lo usi Ah. tu per la scuola. Il mio, quello mio serio, arriva a mi ha detto mio padre, poi non lo so. Verso fine settembre. Comunque, prima ce l'ho meglio perché ho la fotocamera. Le fotocamere ce l'ho, mi manca. Aiuto. Comunque, lasciate i miei capelli che fanno obbrobriare, ma torno da poco dal fantacalcio, poi farò un video al riguardo. Comunque, lei è la scassapalle di mia sorella. Si chiama Francesca. Ilenia Francesca Montanini. Sì, ha due nomi. Boh, come dire, per esempio, io chiamo Ilenia. Ilenia, così Sono più capita. grande io. Non è vero. Lei ha 11 anni, fra un po', il 17 settembre ne compie 12, quindi diventa grande. Ha iniziato seconda media ed è rompipale, però litighiamo spesso, però sono il primo che la difende, sono il primo che la difende.
e anche il mio amico Matteo. Via. Comunque, tralasciando queste parti che non c'entrano un fico secco, andiamo a provare i cibi cinesi. Le ho presi io. Andrei a occhi. Lasciala, perché la ciabatta la lasci, non mi interessa. Ci sto scherzando. Facciamo una testa, chiudiamo gli occhi e peschiamo, ok? Mescoliamo. Vabbè, li mischio così, magari. Vabbè, chiudi gli occhi, inizio prima le signore. Ok. Vai, prendi. Ok, tieni chiusi. Vabbè, apri. Allora, abbiamo tirato fuori... una cosa alla ciliegia. Allora, provo a leggere, allora... Wing Hao Yuan. Sì, ci credo, sì. Bene, allora, il pacchettino... Allora, l'odore non si sente, per fortuna. Magari fa schifo. Sembra un... è giallo, però è alla ciliegia. Certo. Non capisco il motivo. Guarda, ve lo faccio vedere con i kanji... Fashion blogger. Con i kanji come... Allora, vediamo se... No, è l'importo come si riesce. Allora, vabbè, provo a farvelo vedere se riesco. Comunque, kanji con i kanji cinesi, bellissimo. Appunto, un coso giallo, lo vedete voi, cioè lo vedete voi da voi, cioè da voi, ma c'è il simbolino della ciliegia. Ok, lo dividiamo a metà, a meno che non è una caramella, lo dividiamo a metà. Ma non sei sicuro che con i denti si spacchi? Sì, allora, è compresso d'aria, quindi andrei a scoppiare. No, c'è la bustina, ancora si scoppia da una parte sbagliata. Ma che, vabbè, non si, vabbè. La voglio tenere. Sì, ho capito. Aprila bene, vuoi? La devo per forza aprire così. Ma tagliela! Non c'ho voglia! Vuoi attesare? Scassa. Dammi, l'apro io! No, l'ho fatto. Legna, queste cose non devi fare. Vai, mi sono appena aprire. È l'unico modo per aprirlo, se no. Dopo le apro io. No, le apro io. Allora, sembra le caramelline frizzanti. Dammi. Aspetta. Dai a te. Ah, sì, sì. Oh, comunque, la bustina è questa qua. Il cosetto è questo. Ha la forma di un fagiolo. È giallo, però. È giallo. Assomiglia alle caramelline frizzanti. Uh-huh. Quelle che quando le mangi fanno esce frizzante. Aspetta. Puzza? Sa di piedi. No, te lo giuro, odora di piedi. Te lo giuro, odora dei miei piedi. Vabbè, auguri. Ma no, è che tu non l'hai fatto. Ma giusto, è un po' di... sa leggermente di piedi, allora. È duro. Allora saprà. No, anche leggermente no, mi sa che non lo tagli. Invece se lo tagli. Beh, no, però mi sa che dentro c'è del liquido, mi sa. Allora mordiamo. Ma vabbè, ci proviamo lo stesso. Se esce tutto il liquido, prendiamo tutto. E beh, apro leggermente. Vuoi vedere se dentro divide. No, non c'è niente dentro. Boh, allora c'è tanto. Cazzo. C'è un nocciolo dentro. Ma c'è un no, ma che cazzo. Morto. Vabbè, la sto io. Su, io. Io. Cos'è? Te lo stai mangiando tutto. No. Stacca. Ah, c'è un nocciolo, mamma mia, c'è un nocciolo. Aspetta. Non dire niente, giudichiamo dopo. No, devo dire che il gusto è meglio dell'odore. Il gusto è meglio dell'odore, cioè... Oh. Tiralo. Ah, anche qua che... E mangialo. Il mio nocciolo. Allora, l'odore sa di piedi. Per me sono di piedi. Per te, Ile, che odore hanno? Zucchero. Ok. Il gusto? Io non ho sentito niente di che. Mi è parso tipo una prugna. Proprio, mi è parso tipo una prugna, veramente. È tipo una mela con lo sciroppo d'acero. Però non sa di ciliegia. Però non sa di ciliegia. Va bene, voto? Cosa dai voto? Dai, voto. 7. Ok, però a schermo 7. 7? Anche 5. Ma niente di speciale. Ma perché è zucchero? Niente di speciale.
Comunque, tocca a me prendere. Sì, giusto. Beviamo che. Non ho ancora finito di masticare. Sembra che me ne piatto, magari c'è una piantina. Ok, adesso tocca a me prendere. Quindi, vabbè, bevi. Già agita un po', io mi giro. Dimmi quando sei pronta. Vai. Vado? Ok. No, ma non volevo prenderlo. Quindi non voglio prendere questo. Prego, dai, muoviti. Vai, metti la mano dentro e pesca. Vabbè. Allora, questo sembra... è un olivo. Ho già paura, perché ho paura da com'è. Si chiama Nanna Xing. Ok, va bene. È una Nanna Xing. C'è un numero. C'è il valore nutrizionale qua. Comunque, questo cioè, molto strano. Paura, però va bene. Allora io direi questo. Vabbè, tanto devi per forza. Apre caramella. Vabbè, devo per forza staccarlo. Ma no, si apre a caramella, guarda. Occa! Vedi? Si apre a caramella. Sì, ho capito, però. Toh! Ma che. Oh Christopher! Muffa! No! Cos'è? È un'oliva! Il pacco della caramella è orrendo. Potevano farlo io. No, devo per forza rompere qualcosa, Ilenia. Non riesco. Ma posso prenderlo io? Non riesci, Ilenia. Sono più delicata. Non riesci? Guarda, non l'ho rotto perché lo tengo così. Allora, di oliva non è. No. Allora, un'oliva non è sicuro. Cioè, ragazzi, ma che cazzo. Allora. Questo si butta per forza. No, aspetta, forse ho capito cos'è. Fa sentire. Comunque, questo è il coso. Sembra una cosa cioccolata. No, aspetta, se amarena, ecco cos'è. Ah, è tipo il coso giallo. È una brugnetta, che cazzo, sono tutte verdure, che cavolo. Ma non è verdura quella lì. Sono tutte. Dopo lo imbocchetto. Dopo lo rompere. No, allora. Allora di cioccolato sembra. Non lo so, sembra un po' cioccolata. Io ho detto cioccolato. Sembra un po' cioccolata e amarena insieme. Odora? Amarena proprio no. Vabbè. L'amarena è molto più dolce. C'è il sale come l'altro, quindi. Ok, questo è duro. No, io senti, non ce la faccio. Dopo 20 anni siamo ancora qui. No, non dirmi che mi devo mangiare tutto quello. Questo sa di ciliegia. Non lo so, dammi. Lo mangi dopo l'altro pezzo, sennò non finiamo più. Questo sa di ciliegia. Te lo giuro, sa di ciliegia. Non riesci a piacere. No, non lo voglio togliere, mangio solo qua che si questo può. Questo te lo giuro sa di. Questo qua te lo giuro sa di ciliegia. Aia. Veramente sa di ciliegia. Ok, facciamo una cosa. Ah, io finché non la mangio. Allora, piccolo problema, non gli piace. Non ti posso guardare. Oliva. Appunto. A me le olive verdi non piacciono, mi piacciono solo quelle neri. Nere. Questo dovrebbe. No, veramente sì. No, non mi è piaciuta per niente. Molto meglio quella di prima. Infatti quella di prima da tutto. Questo per esagerare mi piace di più. Io gli do un 7. Zero. Zero? Sì.
Non mi piace. Non abbiamo pensato degli stuzzicadenti. Mi sei incastrato. Buono. E il mio... Devo pescare io ora. Dai! Non dovresti andare a tatto io. Ma io non vado a tatto, prendo! Questa è un'altra oliva? Che chivo! Questo sembra un'oliva effettivamente. Il pacco si presenta così, verde rosso, classico. Vado ad aprirlo. Oh. Questa si è aperta facilmente. Qua ci sputo. Ah, oh, ma che palle, sono tutte come quelle di prima, che cazzo. Oh. Ma che palle. È quella di prima, te lo giuro, il legno d'oro è quella di prima. Oh no, che schifo. È quella di prima, o sbaglio? È quella di prima o sbaglio? No, questa è più forte. Ma come fanno a mangiare le robe, queste robe cinesi? Duro. Oh cazzo. Dammela, allora devo assaggiare. Io ne assaggio un piccolo pezzo, No, devi assaggiarlo. Sì, non tutto. Devi assaggiarlo, cioè devi mordere e tirare. Ah. Mangia, ingoia. Assapora. Assapora, nutri. Mangialo. Donna. Ah, la pelle d'oca! Ma non nella busta di plastica. Ma schifo, la pelle d'oca. Ma subito. Stai. Vabbè, io me la finisco e ci vediamo dopo. Ha finito. Adesso l'acqua in bocca. Allora, mi fa veramente schifo. L'ho finito perché... Voto, io do zero. Io qua, no, neanche. Io do zero, ma che schifo. No, non metto... No, comunque è cibo. Alla fine il gusto ce l'ha. Sì, ma. Però io do uno perché. Io zero. Tocca a me. Sì, ti do la busta per pescare. No, vaffanculo, questo lo dobbiamo togliere prima possibile. No, mettiamo questa. Ok. Dobbiamo togliere prima possibile perché ho paura. Cioè, veramente, ma questo è il cosiddetto dattero. Sì, ma ho paura lo stesso. Questo è morbido, quindi riesco a mangiarlo. Gli altri erano tutti duri. Questo io ho paura, anzi io ho paura per questo. No, il dattero è perché diciamo quello. Abbassa la voce. Sorry. Il dattero è buono. Ma questo qua mi sa che per me fa veramente schifo. Quindi o lo mangiamo adesso o lo mangiamo più. Mangialo! Vado. Si può mangiare anche con la buccia, la puoi togliere. L'odore è. Questo fa schifo l'odore, dai, porca sozza, legna. No, questo. L'odore fa schifo. No, qua l'odore è buono. L'odore è meno schifo. Io mi allontano, caro, mi sputa addosso. Ok, tu. Buono. No. Buono. Sa leggermente di sabbia. Proprio leggermente. Sabbia. Sa leggermente di ciliegia e sabbia. Non è niente di che. Cioè, ve l'ho fatto vedere veloce, però è tipo un dattero. Un dattero. Nero. È nero come sasso. È buono. No, vai, finisci tu. Come no, perché se lo finisco poi mi viene la nausea. Che dici? Non lo finisco. Ti piace? Lo finisce mamma. Madonna, quanto ti. Oh! Non possiamo assaggiare mamma? Tiriamo. Comunque, io devo dare un 4. 8. Ma mi piace! Sei stupido, sei strana. Anche tu quello che non piaceva a me gli hai dato 7. Ma perché non ci
Anche a me piace. Muoviti, figlia. Prendi. Ah, i fagioli, i piselli. Gesù. C'è scritto, non è vero. Allora, questi qua si chiamano Good Green Peas. O peas, perché c'è la P, la S. Scadono il... Quando scade? Scadevano il 13-7 siamo a settembre, il 7 luglio. Vi lo stesso. Anche io. Io mangiare. Comunque sono dei pisellini, cioè proprio pisellini. Cioè, se poi si dopo sto fare... male di pancia è colpa tua. Ma mi sta caricando. Oh, cazzo. Oddio! Se questi altri due sono scaduti. Torniamo. Allora, abbiamo controllato. Non c'è scritta la data di scadenza. Solo in questo. Però alla fine è solo quello che faceva schifo. Per me. No. Ancora questa posso di essere la sono rosa. Che dobbiamo mangiare? L'apparenza? Questi saranno tipo patatini. Sì. Sì, sono tipo secchi. Ma no, ma sono di pistacchio. Eli, annusa, pistacchio è. Ma che cacchio dici comunque annusa? Sono di pistacchio. Boh, mangiamo. Vai, vai. Ah no, sono pisellini secchi. Che sono... No, vabbè, va bene anche così. Sono pisellini secchi. Sono come patatine, sì. Sono in casa. Ah, ok, allora. Ah no, aspetta. No, brucicchiano, sono piccantini. Porca di quella no, gas! No, non è che sono sono piccanti piccanti. Senti poi alla fine quando ingoi un leggero peperoncino. Leggero. Io lo sento anche qua. Ah no, però a me piace molto. Sì. Sono buoni. Di mangiare come snack per la scuola. Buoni! Sì, teniamoci per magari il cibo che fa schifo. Non vuoi? Sì, ma qua devi dire. Queste mi piacciono, ma vieni a... Sorry, un attimo, arrivo. Faccio parte anche io del video. So che volete più bene me. Vabbè, io gli do un 9. Anch'io, 9. Non mi sono piaciuti. Tocca a me. No, tocca a me, tu hai scelto quelli. No, no. io. Tocca a me, tocca a me. No, sì. Devo tenerla per ultimo. Ma sì, va bene. È dolce questo. Yeah! Allora. Io non te l'ho impresso l'acqua se la finisci. Allora, è una caramellina all'arancia. Cioè... C'è scritto orange, no. Non vengo un cattivo. Si chiama orange. Allora è arancione, non è arancia. Orange è arancione. Sì, arancione. Andiamo ad aprirlo. No, vabbè, cioè. Finché. Ma è capace che. Come ci sono i cibi giapponesi. Ti ha occhio da aprire, se lo rompi ti ammazzo. Ah, era. No. Sì. Comunque ci sono i cibi giapponesi che sono fatti con cose buone, ma poi alla fine fanno schifo. Aspetta. No, sa di arancia. Cioè, odore di arancia, odore sa di arancia sicuramente. E allora? Non sa. No, oddio, sa di quella la cosa per in polvere, quella là che serve per lo stomaco, che sa di arancia tarocca. Sa di arancia tarocca. Arancia. Vabbè, aspetta. Il biochetasi. E il biochetasi è lo stesso odore. San Carmelo in arancia. Una caramellina all'arancia. Buona.
Io gli do 6, ma non, perché non è particolare, però alla fine perché è una carmina all'arancia, non è particolare. Esatto. Comunque ne rimangono 3, quindi l'ultimo. Sono 3, pesca proprio dal filo. No, è dolce, no. No, non è un'arachide, penso. No, e c'è la mucca e dolce. Oh! Cappacucolo, gli ultimi sono. Vabbè, sono tre. Allora. Dolce. Uno è una sorta di ananas. Prendiamo questi, che sono sempre i pisellini, quelli di prima, solo che è una confezione diversa. Si chiamano Green Peas. Sono non so dei... se neanche se... Guarda se sono scaduti questi. Non c'è scritto. Aspetta. Pure questi sono scaduti il 5 luglio. Questi ho paura, perché comunque la scatola sembra quella... peggio, cioè dalla busta sembra quel tipo, dici l'estra, no, hanno lo stesso da di prima, quelle di prima. Io? Ah, le hai presi già. Ma perché le hai aperti da mercole? Sì. Questi non piccano. Ho paura. Ma questi non piccano. Sono proprio di... Questi sì che sono arachidi. Felice. No, vabbè, questi qua pure. Sì, ma non sanno di piselli. Vabbè. Comunque, sono buoni. Approvati. Cosa date i piselli? No, è vero. Io questi do... Questi perdono di piccante. Do 8. Io do 8 e mezzo. Io do 8 e mezzo. Io voglio assaggiare questo. L'ultimo video non so meno. No, no. Questo qua si chiama Durian Candy. Durian Candy! Durian Candy! È una caramella, allora. Durian Candy, sì. Candy. C'è scritto adesso sta grandissima pippa. Comunque, è questo, il frutto sembra un ananas. Un licis, comunque. A me sembra un ananas. No, è un licis, perché... Questo qua si è aperto male. Il licis... No, era già inizio. Questo qua si è aperto male. Un licis è la parte dentro... palla bianca, ma non frega nessuno, e niente. Poi alla parte esterna rossa con quelle piccole puntine. Questo è verde quasi. Che verde, giallo. Questa è miscellina che dobbiamo romperla per forza. Ah, no, dobbiamo romperla per forza. Ma se me la dai a me? Vabbè, ma perché sì, non la sai aprire? Oh, guarda, fatto dai a te. Oh. No, no, piano, falla uscire, esce. Via. Cos'è? Gesù. No, è una caramella. Oh, per carità. Caramella è una caramella. Ho paura. Oh Cristo. Puzza? Minchia se puzza. No, no. No. No, se no, 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 Ile, sa di... di mercole. No, non la tocco. No, devi dorarla. Ah, oh no, aspetta, non me la mettere qua. Sa di, aspetta, oddio, sa di una cosa schifosa. Non mi viene in mente che cosa. E tadia. No. Allora, all'inizio quando non usi sembra buono. Porca zozza, cos'è? Poi appena entra è schifoso. Cos'è? Oddio. E che ne so, lo sai tu. Non mi ricordo. Cavolo. Ma ragazzi, non mi ricordo. Ma odore di una cosa che fa schifo, posso assicurarlo. Magari dentro è buona. Oddio, che era scaduta. È buona. Assaggia. È buona. Assaggia prima. No. Oddio, che. Oddio, che puzza. Assaggia, ti. Assaggia, ti muovi. Oddio, che puzza. No. No, ma già dall'odore io non. No, ce la vuoi fare? No, non puoi, no, no. No, è legno. No, fa schifo, legno. No, prima che vomiti, legna, prima che vomiti. Fa schifo. Beh! Fa schifo. No. Non potete capire. Fa schifo. L'ho detto, sapevo quello lì, faceva schifo, infatti così.
zero. Ma proprio zero spaccato. Se tu gli dai uno, giuro che... No, no, ah, ecco. Oh, oh, la pelle d'oca. Io no, non la prendi da me. Che schifo. Cambiamo, cambiamo, cambiamo subito, 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 per secondo. Dai, era mia. Allora, non è un nome. Non è un nome. Però è carino. C'è la mucca. Simpatica. È coreano, no, scherzo, è coreano. Prima, no, non mi sa fare. Boh! Che puzza, c'è ancora quell'odore. Ah no, questa qua è la caramella al mousse. Eli. Avrebbe messo niente. No, Eli! È così per forza. È una caramella al mu. Oddio. Sì, oh, questo qua è buono, regna un torroncino. Dammi. Un torroncino. Oddio. Assaggiamo. No. No, il mio, c'è un sapore di merda. Dai, che scherzo. Anch'io. Metà. Ti muovi? Devo mangiarlo anch'io. Ti dico, vero? Dai! Addio! Veloce! Mordi, regna, porca trota! Oh, oh Gesù, grazie! Oh! Oh! Oh, che gommoso! È buono! Di buono è buono, ma... Ragazzi, quello di prima fa schifo. Questo è buono. 5. 5. Il retrogusto non mi piace. Aspetta, perché è un torroncino, io il torroncino mi piace un sacco. Solo che questo è meno bagnato d'olio, meno bagnato di miele. Molto meno bagnato. Sì, 5. Purtroppo ragazzi adesso... scusatemi tanto, c'è un vuoto nel video dove io e Legno non parliamo. Volevo dirvi che se questo video raggiunge i 10 pollicioni in su, andrò a comprare degli snack americani. Quindi fatelo, perché è bello. Buono. Quello di prima proprio blè. Ma non mi è piaciuto. Quello di prima. Ah, ok. No, quello di prima. Quello di prima che cacchio, te lo giuro. Che non so. Ma lo che fa schifo. Non lo so di qui. No, pisce o me. Va bene. Non lo so, ma è un odore che mi fa schifo. Vabbè, ha fatto schifo so. Anche a me. Non lo so. Poi quando lo saprò, ragazzi, ve lo dico. Oh. Ma fa veramente schifo. Comunque, ragazzi, il video è anche durato tanto. Minchia, 30 minuti. Porca zozza. Volevo farlo durare molto di meno, ma non ci sono riuscito. Ragazzi, non mi sa che dite che. Per questo video è tutto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi che ho fatto, vi lascio tutti i link di quello che vi ho detto di oggi, di questo video, sotto in descrizione. Non e mangiate quindi, robe mai scadute. Non mi resta che dire questo video. Quindi, da Mark e la rompipalle, mia sorella e me è tutto, pica pica a tutti e giochiamo a calcio. Ciao!